Ciao a tutti da Ferdi. Oggi vorrei parlarvi della SJ4000 fake, come viene chiamata. Tutti la definiscono così. E questa fake è costruita da una ditta di Shenzhen in Cina, nel Canton, che si chiama Acmel. Allora, la SJ4000 si chiama SD28 ed è qui, mentre la Wi-Fi si chiama SD28W. Quindi tutte le preoccupazioni che abbiamo incontrato a riguardo di questa fake che fa così tanta paura a tutti gli utenti, diciamo che si è un po' mimizzata, perché ho potuto vedere, poi ve lo farò vedere pure a voi, ho potuto vedere il sito di questa Acmel. Effettivamente loro danno tutti gli aggiornamenti firmware e tutte le informazioni per poter gestire queste cam che io ho visto non sono così male. Per esempio questa qui che vedete qua è la SD28W, è la SD28W, è chiamata la fake in poche parole. E io ho detto precedentemente che c'erano delle mie perplessità, perché credevo che non sarebbe mai stato possibile aggiornarla. Infatti non c'era nessuna notizia. Ora vedo invece sul sito della Acmel che ci sono degli aggiornamenti, poi ve le farò vedere, che dove si può aggiornare il firmware. E ora gli ho scritto perché ho delle perplessità sulle batterie, perché sapete che questa batteria è più piccola di quella della SJ4000 normale, diciamo. Va bene, quindi ora volevo farvi vedere questa qui. Come vedete il menu è diverso, è differente, e se noi andiamo a vedere ecco qui, sistema informazione. Ecco qui, questo è l'ultimo firmware che c'è in questo momento su questa macchina, e ho visto che c'è un aggiornamento per questo firmware. Si tratta solo di un diverso chipset, non è il Suntech, ma è un chipset che si chiama Sunshot, resa inferiore per quanto riguarda le riprese un po' al buio, cioè è più scadente nelle riprese al buio, se no non è male come la dicono. Quindi se dovesse capitarvi o essere capitato di aver comprato questa qui che viene chiamata fake, io incomincerei, diciamo, a non preoccuparmi tanto. Effettivamente sono i venditori che dovrebbero chiamarla con il loro nome, cioè SD28 o SD28W. Allora uno potrebbe sapere effettivamente che cosa sta comprando, averlo a un prezzo inferiore, perché è più scadente questa qui. Quindi si lascerebbe all'acquirente la possibilità di scegliere quale prodotto prendere e quale non prendere. Va bene, allora passiamo a vedere questo sito dell'Acmel, e così vi faccio vedere per bene tutto. Ciao da Ferdi. Ecco qui il sito della Acmel. In poche parole, questa è la ditta che costruisce e distribuisce la SJ4000 fake. Però, a mio modesto parere, sono i venditori che la chiamano con un nome diverso. Infatti, andiamo a vedere qui le action camera di questa ditta qua. Allora, c'è sta SD35W che per il momento la lasciamo. Andiamo a vedere questa, che è la SD28, che in poche parole è la SJ4000. Allora, qui ci sono tutte le caratteristiche, come potete vedere.
Quindi vedete che praticamente un SJ 4000, però si chiama SD28. Andiamo a vedere la SD28 W, che sarebbe la Wi-Fi. Perfetto. Allora, io direi allora, vedete, questo qui troviamo gli update della SD28 Wi-Fi. Io non la chiamo più fake perché mi sembra riduttivo per questa telecamera, che vi ripeto sempre, non sono così scarse come si sente dire. C'era solo il dubbio potessero avere gli aggiornamenti. Non si potessero avere i ricambi, però qui, come vedete, l'aggiornamento c'è. Guardate, questo, per esempio, se avete visto quella mia prima, questo qui è successivo, quindi diciamo che io potrei pure aggiornare la mia telecamera in questo momento. Io ho continuato a vedere questo sito. Come vedete, qui ci sono tutti gli aggiornamenti. Per esempio, questa è della SD28, che sarebbe la SJ4000, tanto per capirci. Qua c'è un altro di luglio, di agosto. Qua c'è la spiegazione come si fa la connessione. Quindi, d'accordo, questo qui è l'indirizzo, danno tutto il loro indirizzo, vedete? Col numero di telefono, c'è pure l'email, e quindi questa è una buona notizia per tutti quelli che hanno comprato la famosa fake, che però ora da oggi per me ha un nome, che si chiama SD28 per la SG4000 e SD28 W se si tratta della SJ4000 Wi-Fi. La Acmel ha pure una pagina Facebook su cui uno può andare e eventualmente fare delle domande. Io, per esempio, ho fatto loro una domanda, vedremo che cosa mi rispondono. Ho chiesto dove si possono trovare le batterie di ricambio per la SD28, visto che hanno una misura differente da quelle della SJ4000. Quindi aspetterò una risposta a riguardo dove potrò trovare queste batterie di ricambio. Va bene, allora questo è tutto, spero di avervi dato delle notizie interessanti. Vi raccomando di cliccare sul mi piace di questo video e di seguirmi sempre su questo canale, dove cercherò di darvi maggiori informazioni sulle SJ e, diciamo, e di tutta la famiglia. È un ciao ciao da Ferdi, un ciao 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 ciao.